Ciao a tutti ragazzi e ragazze, un brevissimo video per farvi vedere il mio ultimo arrivo da Amazon. Eccolo qui, Sei di Corvi del Grishaverse, scritto da Lake Bardugo. Ne ha parlato benissimo Tiffany di Miss Fiction Books e oggi quando è arrivata finalmente la mia copia di questo libro ero felicissima, tornata a casa al lavoro, mentre stavo facendo pranzo ho suonato il corriere, questa volta era il corriere di Amazon Logistics, era la prima volta che mi capitava questo corriere proprio direttamente da Amazon stesso e non so che dire, io sono felicissima perché non vedo l'ora di iniziare questo libro, penso tra qualche minuto, di iniziare a leggerlo anche se sul copoforma sto leggendo Circe e in cartaceo ho ancora Le sette morti di Harriet Kestel, sono arrivata a metà, però do un attimo la precedenza a questo meraviglioso libro Sei di Corvi, sono felicissima veramente, perché mi ha ipnotizzato Tiffany con la sua voglia di farci scoprire questa duologia, perché il secondo libro uscirà il 29 ottobre. Questa scrittrice ha scritto appunto un'altra trilogia, di cui è uscito però solo il primo nel 2013, che è questo qui. Tenebre e ghiaccio. Lo so, penso che lo vedete al contrario. So che Mondadori però farà uscire l'intera trilogia nel 2020 e conoscendomi la comprerò lo stesso, per questo l'ho preso a un prezzo irrisorio su eBay in ottimissime condizioni, veramente come nuovo. E non serve leggere prima questa trilogia e poi la duologia dei Sei di Corvi. Perciò io mi metto a leggere questo libro, ho intenzione di fare una video recensione. Miss Fiction Books il 15 novembre ne parlerà nel suo gruppo di lettura, però voglio fare anch'io un video per farvi sapere cosa ne penso. Se vi va, fatemi sapere se l'avete comprato, se vi interessa, se l'avete letto in inglese. Questo era un brevissimo video, giusto così fatto col cellulare, veloce veloce, però per farvi ecco vedere questo mio ultimo acquisto e niente, ci rivediamo prestissimo e buone letture a tutti, ciao!